Ben ritrovati di nuovo su Review You. Oggi la recensione parte così, un altro prodotto per gli appassionati di monopattini elettrici ma anche di bici. Si tratta di uno specchietto veramente piccolino, guardate in confronto alla mia mano, è davvero piccolissimo, però utilissimo nel caso voi appunto vi dobbiate muovere nel traffico e vedere le macchine dietro. Devo dire che ho veramente guardato in lungo e in largo e questo è forse secondo me l'oggettino, lo specchiettino anche in confronto alla qualità prezzo che più mi ha colpito e che vi consiglio. L'ho acquistato su Amazon, vi lascio il link in descrizione. Allora, punto 1, non distorce l'immagine, quindi adesso sarà difficile farvi vedere, ma comunque non distorce l'immagine, è comunque materiale di vetro, non è una plastichina che riflette. Questa parte è in gomma, si può allungare, io lo uso ormai da un annetto. Ho messo un elastico per evitare che sia troppo snodabile, quindi che sia un po' più saldo, e ovviamente è pensato anche per essere girato, quindi lo potete regolare come meglio vi pare. Come lo mettete? Lo posizionate esattamente qua, magari abbasso un attimo l'inquadratura, lo posizionate esattamente al di sotto dell'estremità e fate arrivare la parte di gomma col foro direttamente alla parte dove si aggancia, poi ve lo regolate come meglio credete. Devo dire che è piccolino, non altera troppo lo stile anche del monopattino, non è enorme, a me piace perché si toglie facilmente. Ovviamente col tempo, togliendo e rimettendo lo specchietto, un po' la gomma tende a consumarsi, però questo fa parte del gioco. Se invece lo lasciate lì fisso c'è il rischio che ve lo rubino magari, però ecco, non c'è il pericolo che tirate e togliete. Per questa recensione è tutto, io vi do appuntamento al prossimo video, link in descrizione del prodotto, e farò altre recensioni ovviamente a tema anche monopattino, quindi iscrivetevi al canale. Alla prossima review!